Mi chiamo Edmond Cola e compio 29 anni a gennaio prossimo. In Italia mi speravo a trovare un lavoro bello che mi poteva guadagnare per vivere e portare qualcosa anche per mantenere i miei genitori, che ormai sono in pensione. Questo qua è il mio asilo dove io sono cresciuto. Esiste dal tempo del regime, quel periodo lì. Però le vedi il bunker? Adesso ti hanno un po' dipinti per far giocare i bambini in ogni modo, ma però quell'epoca esisteva per fare la guerra. Perché esisteva una teoria che tutti ci vogliono occupare e tutti ci vogliono la nostra terra. E il regime questa teoria l'ha usato per mantenere un po' la gente sotto i suoi pensieri. Io abito al secondo piano lì, dietro la porta del calcio. Il nostro quartiere è rimasto un quartiere di militare, come mio padre e come molti altri. Mia madre per 30 anni ha lavorato al Banca Nazionale, faceva l'economista lì. Mio padre è stato un ingegnere topografico dell'esercito. Ha lavorato per 30 anni sotto quel regime per fare le mappe, le cose così, per mettere i punti dove si mettere i buchi di fuoco o il bunker. Questo laghetto io ho iniziato quando ero bambino di fare il sport. A quell'epoca non esistevano le piscine e poi facevano il nuoto qui, in questo laghetto, sotto questi due ponti che esistono ancora. Lavorarti con quel tempo mi ha dato molta soddisfazione. Ho lavorato nei corpi speciali della polizia, formazione militare che era sotto la responsabilità del ministro degli interni. Ero abituato a fare una vita, ci potevi mantenere la macchina, ci potevi uscire con gli amici, ci potevi vivere, anche se non era molto. Mi sentivo bene. Poi sono iniziati i disordini, la guerra civile non mai dichiarata. A quei mesi, solamente a Tirana e al nord, la situazione era in controllo, maggior parte. Ma se andavi al sud, vedevi le donne che andavano a prendere il pane con la Kalashnikov a mano e con le pantofole. Ho dovuto andare via, perché quando si sono state le elezioni, è cambiata la direzione politica dell'Albania. Perciò io non mi... qui la politica funziona in base della vendetta, perciò... La gente che per un periodo di tempo lavora per un altro non si può lavorare per l'altro partito. Così io mi sono trovato senza lavoro, anche con la minaccia di mettermi in prigione. Perciò mi sono dovuto allontanare dalla mia famiglia. Tutti che vanno via non vanno per restare per sempre. La maggior parte di loro vanno per creare un po' di beni e di soldi per poi ritornare a vivere qui con la nostra famiglia. Gli albanesi sono molto legati con la famiglia. E non possono restare per molto tempo lontano. Anch'io, come gli altri, non potevo. Per andare in Italia mi sono dovuto comprare un visto greco, Schengen. Penso $2000 a quell'epoca. E passavo dalla Grecia a Taranto d'Italia. Qualche volta ho fatto l'autista perché avevo fatto un documento che anche la patente esisteva, la possibilità di fare l'autista. Poi il carpentiere, il muratore, che ne so, un po' di tutto. Lì la situazione non era quella che ci avevano detto. Pensi, io sono venuto in Italia il 18 del dicembre del 98 e la sanatoria era già chiusa, i problemi con i documenti, il visto non era in regola perché era il visto turistico e non potevi iniziare a lavorare. Perciò molti problemi non si poteva risolvere. Mi ho dovuto lavorare, fare truccare i documenti lì,
L'Italia mi è, ero contento in Italia per, solamente per la cosa che, per la legalità che esisteva, che ognuno faceva il proprio dovere, il proprio lavoro e si va fiero per quello che voleva fare e faceva. Era illegale, perciò il mio desiderio primario era che, di essere non illegale, ma legale a tutte le cose. Ma la cosa che io non sono stato a regola, in regola lì con i documenti, non mi lasciava spazio per essere un po' orgoglioso del lavoro che facevo lì, per essere soddisfatto, per esempio. Se lavoravi, dovevi stare dentro a casa, se esci e vai al bar a bevere qualcosa, se un poliziotto ti chiede, ci avete i documenti? Era un paura e poi non ti potevi divertire dopo. Anche se loro non ti controllavano, ti lasciavano, ma la paura esiste. Ho nato qua, questo appartamento qua, da 29 anni, 1976, penso, e sono cresciuto qua. In questo quartiere una volta facciamo dei giochi di guerra dentro qui, il rifugio, che adesso non funziona più, l'hanno messo pieno con le mondizie e le altre cose. Lo vedi? Ci siamo tornati perché c'era un cantiere a San Severo. Era sera quando, più o meno 4 di pomeriggio, 5, stavamo facendo le riparazioni lì. La polizia è venuta e avevo già l'informazione che io restavo da molto tempo lì. Ci ho messo in vista loro, il poliziotto a Foggia, che io non partivo ma restavo sempre lì. Mi hanno preso, mi hanno detto che devi venire con noi. Poi mi hanno portato a questura, lì mi hanno detto che se ti trovo un'altra volta in tutto il territorio italiano ti mettiamo in prigione. Ma non mi hanno dato né foglio di via né l'espulso. E dal mio pensiero, o da quello che ho saputo da altri miei compatrioti, funzionava più o meno così, perché loro non volevano che farti ripatriare, perché non voleva pagare la biglietta dell'aereo o le altre cose. Perciò ti danno queste minacce che tu torni da solo. E io per forza mi devo essere rientrato per forza, perché non ho mai entrato in prigione e non mi interessava di entrare in prigione. Così sono andato a Bari, ho preso il traghetto e sono ripatriato da parte del Durazzo. Non mi hanno lasciato l'altra possibilità e mi sono dovuto entrare in Albania, rientrare. No. Mi sentivo male, mi sentivo senza essere più o meno come un essere inferiore. Ti vedevano con un occhio,
un occhio così, che un uomo di seconda mano, che non hai, tu non hai niente dentro, non hai le capacità, non hai la cultura, non hai niente, solamente se c'è un mano di lavoro che non si serve più e vai dove, da dove sei venuto. Ho incontrato mio padre e mia madre, ma non aspettavano che io rientravo. Però non posso dire che non erano contenti, come succede da tutto il mondo, che quando il figlio torna a casa, anche non, se non erano preparati, sono stati diventati felici. Poi quando sono rientrato, pensavo che le cose, dopo un anno e mezzo, due anni, le cose in Albania potevano essere cambiate. Ma tra le giorni ho capito che le cose solamente che erano dipinte dei colori per farle diventare più belle, per esempio come i palazzi, ma però erano lo stesso. Le giorni passavano e io ancora non potevo trovare il lavoro. Perciò ho pensato con mio padre, che c'aveva un garage abusivo che ci aveva costruito in 93-94, e avevamo pensato lì vicino a casa di fare un negozietto. E lì io volevo costruire qualcosa legale, ma per avere il permesso e la licenza di aprire questo negozietto deve fare anche un altro investimento, perché deve fare qualcosa anche per la comunità lì, non so, un campo di giochi per i bambini vicino al negozietto, o mettere i fiori e fare un piccolo parco per l'ambiente, per fare qualcosa bella. E così ho pensato, con le informazioni che avevo, che come progetto europeo per l'inserimento nelle comunità, nel lavoro degli emigrati che erano ripatriati, pensavo che potevo trovare spazi per riuscire tramite, non so, tramite un prestito con tempo lungo, basta che è una cosa che ti aiuta in modo economico. Io penso che il mio posto è lì dove mi posso lavorare, mi posso sentire bene, posso lavorare, posso guadagnare qualcosa ogni parte del mondo, basta che mi sento bene per questo, quello che faccio, mi dà soddisfazione e posso mantenere anche la famiglia. Perciò penso che deve essere in modo che anche di non rientrare in Italia. Però le cose non vanno verso il giusto sempre.